A che ora? A che ora? A che ora sorge il sole oggi? Alle 5:42. Oh. A che ora parte il primo battello? Alle 6:45. Alle ore 10:30 l'oroscopo. A che ora cominciano le trasmissioni di Radio Stresa? Alle ore 11 ci sarà. Alle 7. La Daniela con tanta bellissima musica. A che ora? Alle 7. Alle 7. Ok, eccoci qua, buona giornata a tutti. Di nuovo il disc jockey è Renato. In compagnia dei 102.798 megacicli di Radio Telestresa. Renato in vostra compagnia fino alle ore 10 in questa prima parte del programma Mattinata con voi. Dalle ore 10. Sono le 7. Radio Stresa è in onda con Mattinata con voi. Programma Spazio Liscio. Il primo brano di questa mattinata è questo. Sono le 5. Sono le 6. Sono le 7. Che ore sono? Sono le 7. Sono le 8. Sono le 9. Sono le 10. Renato, ricordati che alle 10:30 viene lei. Alle 10:30, lo so, adesso la mandiamo. Radio Stresa continua la sua trasmissione. Radio Stresa, buongiorno. Buongiorno signora. Una richiesta? Va bene per il programma delle 12:30. Da mamma. Arrivano le richieste per il programma delle 12:30. Buongiorno. Buongiorno. Radio Stresa trasmette 7 giorni alla settimana. I presentatori e i disc jockey sono tutti ragazzi giovani. Che ore sono? Sono le 10:30. Le 10:30. Sono le 11. Le 11:30. Sono le 12. È mezzogiorno. Mattino. Mezzogiorno. Pomeriggio. Sera. Notte. Buonanotte. A che ora sorge il sole oggi? Alle 5:42. A che ora parte il primo battello? Alle 6:45. Dove va? Va alle isole, a Intra e a Laveno. E per Locarno, in Svizzera, a che ora c'è un battello? A che ora c'è un battello? Chiediamo qui, a che ora c'è un battello per Locarno? Buongiorno, a che ora c'è un battello per Locarno? Domani mattina alle 10:50. E a che ora arriva? Arriva a Locarno alle 13:50. Sì. Ora italiana, eh? Ora italiana. Sì. Il battello che parte da Stresa alle 10:50 arriva a Locarno alle 13:50, ora italiana. Ci mette esattamente 3 ore. E per il ritorno? Per il ritorno c'è l'aliscafo. Un aliscafo che parte da Locarno alle 18:35, ora italiana. E a che ora arriva? Arriva qui alle 19:40. L'aliscafo parte da Locarno alle 18:35. Arriva a Stresa alle 19:40. Ci mette esattamente 1 ora e 5 minuti. Il battello ci mette 3 ore. Per il ritorno c'è l'aliscafo. Un aliscafo che parte da Locarno alle 18:35, ora italiana.
E a che ora arriva? Arriva qui alle 19.40. E quanto costa il biglietto? 8.500 andata e ritorno. È un biglietto che vale per il percorso di battello per l'andata e la di scafo per il ritorno. Grazie. Prego. Grazie, buongiorno. Un biglietto costa 8.500 lire, andata e ritorno. Andata con il battello e ritorno con l'aliscafo. Ma l'aliscafo che parte da Locarno non ferma alle isole, solo i battelli fermano alle isole. A che ora parte il prossimo battello per Stresa? Alle 11.25. Il prossimo battello per Stresa parte alle 11.25. E quanto tempo ci mette? Da 20 minuti a mezz'ora. Grazie, buongiorno. Prego, buongiorno. A che ora? A che ora parte il prossimo battello? Alle 11.25. Quanto tempo ci mette? Da 20 minuti a mezz'ora. E il battello ferma all'Isola Bella? Tutti i battelli fermano alle isole. Buongiorno. Buongiorno. Mi dà un biglietto per Isola Bella, per favore? Andate e ritorno? Sì. Quant'è? 2.000. Grazie. Grazie a lei. E a che ora parte il battello? Alle 2. Grazie, buongiorno. Prego, buongiorno. A che ora parte il battello? Alle 2. A che ora parte il primo battello, la mattina? Alle 6.45. A che ora cominciano le trasmissioni di Radio Stresa? Alle 7. E questo negozio, a che ora apre? Alle 8.30. E l'agenzia di viaggio, a che ora apre? Alle 9. Da quanti anni lei fa questo lavoro? Oh, da parecchi anni. E a che ora apre qui la mattina? Alle 9. E a che ora chiude? Alle 7 di sera. La signora Liliana Borroni apre la sua agenzia la mattina alle 9. Chiude la sera alle 7. Alle 19. E chiude a mezzogiorno, un'ora per il pranzo. E a che ora apre qui la mattina? Alle 9. E a che ora chiude? Alle 7 di sera. Chiude a mezzogiorno? Sì, un'ora per il pranzo. Va a casa a mangiare? Sì, sì, sì. È lontano? No, abito qui vicino. E lei la mattina quando comincia a lavorare? Beh, comincio abbastanza presto, a 7:30 al mattino. Bruno Dell'Era, albergatore. Bruno Dell'Era comincia a lavorare presto alla mattina, alle 7:30. Le 7:30. Fino a che ora la sera? Fino a che ora la sera? Il nostro lavoro non ha orari, si può andare a mezzanotte, la una, le due, non... Fino a che ora? Si può andare a mezzanotte, la una, le due, non... E non prende un giorno di riposo? Beh, purtroppo in stagione no. Il signor Dell'Era lavora dalle 7 alle 7.30 del mattino fino alla 1 alle 2 della notte, per 7 giorni alla settimana. Durante la stagione non prende un giorno di riposo. E non prende un giorno di riposo? Beh, purtroppo in stagione no. La stagione dura 8 mesi, da marzo a ottobre. Quanto dura la stagione qui? E la stagione dura 8 mesi. E lei è qui tutti i giorni? Tutti i giorni, sì, per quasi 8 mesi, sì. Francesco Zacchera, albergatore. Non prende un giorno di riposo? Mai.
E a che ora comincia la mattina? 6:30 fino alle 2:30 di notte. Il signor Zacchera lavora dalle 6:30 del mattino fino alle 2:30 della notte, 7 giorni alla settimana. Per quasi 8 mesi all'anno. E lei è qui tutti i giorni? Sì, signora, tutti i giorni. Anche Alberto Padulazzi è albergatore. Non prende un giorno di riposo? No. E lei è qui tutti i giorni? Sì, tutti i giorni, 7 giorni alla settimana. Anche la domenica? Sì, 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 anche la domenica. Durante la stagione Liliana lavora anche la domenica. Ma lei lavora sempre tutti i giorni, anche d'inverno? No, in inverno siamo chiusi. Molti stresiani prendono le vacanze solo in inverno. E lei quando prende le vacanze? Purtroppo solo in inverno. E quando prende le vacanze? In inverno. Prende vacanze? Sì. Va via durante l'inverno? Alcune volte sì, altre volte rimango a casa. Ma le vacanze, le mie vacanze sono quando l'albergo è chiuso, è già una vacanza per me. Per il signor Zacchera è già una vacanza quando l'albergo è chiuso. E noi, in vacanza, dove andiamo? Andiamo a visitare l'Isola Madre. Qui vengono molti turisti e vengono anche molti bambini in gita scolastica. Sono i bambini delle scuole elementari. Ingresso al giardino. L'Isola Madre è un grande giardino botanico e comincia qui, in Viale Africa. È vietato introdurre cani. Il giardino è molto grande e molto bello. Ci sono molti fiori e piante rare. Gianfranco Giustina è il capo giardiniere. E qui, per i giardinieri, c'è sempre molto lavoro. Buongiorno. Buongiorno. Il suo nome, scusi? Gianfranco Giustina. È di qui, del Lago Maggiore? Sì, qui della zona. Di dove? Di Borgomanero. E dov'è Borgomanero? È qui vicino a Stresa. Dove abita? Borgomanero. E viene qui tutti i giorni da Borgomanero? No, mi fermo qui sull'isola, tutta la settimana. Durante la settimana Gianfranco si ferma qui, sull'isola. E c'è molto lavoro in un giardino di questo genere? Tantissimo, sempre, molto. Quando c'è il lavoro più grosso? In che periodo? Beh, direi in primavera e in autunno, aprile e ottobre. E il periodo più bello? Maggio. A maggio e a giugno sono in fiore le azalee. Azalee di tutti i colori. Nel giardino ci sono colombe bianche, e molti bellissimi fagiani. Tra gli alberi c'è un grande cedro atlantico. C'è un pino messicano. E c'è una palma, una bellissima palma del Cile. Vicino alla palma c'è un loto, in un piccolo laghetto pieno di pesci. A maggio le foglie sono ancora piccole. E quando fiorisce il loto? Da luglio a settembre. Le piacciono a lei le piante? Sì, tantissimo. Quale le piace di più? Tutte. Tutte? Tutte.
A visitare il giardino dell'Isola Madre vengono turisti da tutta l'Europa. Per visitare le isole e tutto il lago c'è un buon servizio di battelli. Fanno il giro di tutto il lago. C'è anche un servizio molto veloce di aliscafo. Questo è 5.000. Anna Zanzi lavora all'imbarcadero di Stresa. Vende i biglietti. Grazie. Buongiorno signora. Buongiorno. Il suo nome, scusi? Anna Zanzi. E di qui, di Stresa? Sì, abito a Stresa. E qual è il suo lavoro qui? Bigliettaria, vendo biglietti, poi battello. E da quanti anni fa questo lavoro? Da molti anni, signora, da 29 anni. 29 anni, e le piace? Sì, abbastanza, è un lavoro vario. A Stresa i battelli arrivano e partono tutto il giorno, dalla mattina presto fino alla sera. A che ora parte il primo battello la mattina? Il primo battello al mattino parte alle 6:45. E l'ultimo della sera a che ora arriva? D'estate è l'aliscafo che arriva qui alle 20, alle 19:40. Alle 19:40. Anche Maurizio Vecchio lavora all'imbarcadero. Aiuta i passeggeri a salire e a scendere dai battelli. Da quanto tempo fa questo lavoro? Circa un anno e mezzo. Ho capito. Lei è di qui, di Stresa? No, io sono di Arona. È lontano? 18 chilometri da qui. E viene qui tutti i giorni? Sì, tutte le mattine partiamo col battello d'Arona che ci porta qui a Stresa per prendere servizio. A che ora? Cominciamo o alla mattina presto alle 6:40 oppure più tardi nella mattinata, 10:30. E quando comincia alle 10:30 per esempio, a che ora finisce? Alla sera alle 8. Alle 8. E poi va a casa? Sì. Tutti i battelli fermano alle isole. L'isola più vicina è l'Isola Bella, dove c'è un grande giardino e il palazzo dei principi Borromeo. Qui vengono moltissimi turisti durante la stagione. Gli abitanti dell'isola vivono di turismo. I turisti vengono a visitare il palazzo e il giardino. Il bellissimo giardino barocco all'italiana. Ci sono sculture e terrazze. E ci sono molti pavoni bianchi. Per curare un giardino come questo ci vogliono molti giardinieri. Capo giardiniere è Mario Omarini. E lei viene qui tutti i giorni? Tutti i giorni, sì. Qual è il suo lavoro? Capo giardiniere qui, all'Isola Bella. C'è molto da fare? Sì, parecchio, direi. Sì, in tutte le stagioni c'è molto da lavorare, molto, molto. Anche d'inverno? Anche d'inverno, ci sono tutte le portature. C'è sempre da lavorare, anche d'inverno. Vera, c'è sempre da lavorare. Sì. E c'è dell'altro personale? Sì, insomma siamo in 11 persone che lavorano nel giardino. 11 per 11, il giardino? Sì. Sono molti? Beh, io direi che sono un po' pochini, sono giusti giusti, il quantitativo appena appena sufficiente, non sono molti. Per Mario Marini, 11 giardinieri sono appena appena sufficienti per curare un giardino come questo. Qui c'è da lavorare tutto l'anno. Uno dei custodi nel palazzo è Felice Pollini, nato e residente all'isola. Buongiorno. Buongiorno. Il suo nome, scusi? Felice Pollini.
Lei è di qui, dell'isola? Sì, dell'isola. Nato e residente. E quanti anni ha? 74. E lei viene qui tutti i giorni? Tutti i giorni. Qual è il suo lavoro? È su custode del palazzo. Ha sempre fatto questo lavoro? Sempre. Da quanti anni? 50. Più 60 anni. Felice Pollini lavora nel palazzo da 60 anni. Il palazzo e il giardino sono stati costruiti nel 600. I proprietari di tutta l'isola sono i principi Borromeo. Nel palazzo ci sono grandi saloni, come questo, dipinto in bianco e in blu. Una volta la cappella. Nella grande galleria c'è una serie di magnifici arazzi fiamminghi. Nel palazzo c'è anche una bella sala da ballo. La famiglia Borromeo abita nel palazzo 2 mesi all'anno, in agosto e settembre. E la famiglia Borromeo abita qui nel palazzo? Agosto e settembre. Soltanto? 2 mesi. 2 mesi. E altrimenti dove abita? Abita a Milano. E lei conosce la famiglia? Come quando sono nati, tutti. Li ha visti nascere? E le piace il suo lavoro? Molto. Qui? Vorrei incominciare domani. Bravo. Anche quando ci sono tanti bambini? Anche quando ci sono i bambini. A Felice Pollini piace il suo lavoro.